all'inizio della nostra lotta e la questione sui trasporti era aperta in ambito ampliamento e aumento dei mezzi in modo capillare. Ci rendiamo conto che questo aumento è stato attuato, ma per un rientro a scuola del 50% che non è sufficiente per le nostre esigenze a livello di studenti. A Reggio Emilia ha bisogno di un aumento capillare degli autobus fissi a Reggio Emilia, perché nonostante questo aumento il primo autobus che è arrivato stamattina al polo era sovraffollato, era pieno di gente come prima della pandemia, nonostante ci siano gli steward che sono pagati per evitare il sovraffollamento all'interno dei bus. Scelta discutibile, anche se in questo momento potrebbe essere l'unica, essendo la mancanza di mezzi sul mercato, scelta appunto discutibile il fatto di lasciare per strada della gente che deve appunto rinunciare al proprio diritto allo studio perché non c'è spazio sugli autobus. E tutto in questo momento abbiamo bisogno di più autobus per garantirci la scuola. Si può, come si è visto anche con l'incendio di 2 settimane fa, che è, secondo le indagini, l'ipotesi più probabile è la mancata manutenzione e l'esplosione di un serbatoio di CPL che si potrebbe esplodere sotto a noi il lunedì mattina, se le indagini sono giuste, cioè se l'esito delle indagini è questo.